Allora, parte seconda di stacco Margotte. Una volta che abbiamo staccato, fai sentire, è troppo calda. Allora, arrivano i raggi solari diretti e non va bene, ma non andrebbe bene neanche se mettessimo un riparo. Niente raggi solari diretti, nemmeno con un riparo sopra. È vero che la temperatura è di questa, è più bassa di quella, però una volta che arriviamo a casa, vi faccio vedere cosa facciamo. Siccome avevo un irrigatore, occhio sempre alla temperatura dell'acqua, quindi tocchiamo sempre l'acqua, vedi che la pompa stava al sole, è caldissima. Ancora caldissima, rovente, quindi possiamo fare tutto l'esso in un secondo, possiamo bruciare il lavoro di un anno e mezzo, quindi ora è tiepida. Qui c'è il foro del irrigatore, quindi cosa faccio? Guarda, la metto a pressione e faccio sì che si possa irrigare tutto. Tutto il substrato dentro la caramella in questa maniera. Chiaro? Così. Ripetiamo anche su questa. Qui c'è il foro di irrigazione. Vedi come si propaga l'acqua. Io faccio in questa maniera. Irrigo a pressione proprio. Si vede come l'acqua bagni alla fine. Il 95% del substrato, l'altro 5% lavora per capillarità, quindi senza alcun problema. Anche lei è fatta. Questa assolutamente va ripetuta perché adesso era il sole. Dov'è il foro? Ecco, qua c'è il foro. Guarda. Vedi? Eccolo qua, una bella irrigata a pressione. Tra l'altro, con quest'acqua fresca diminuisco immediatamente la temperatura dentro la caramella. Bagnatina, non è super necessaria. Cosa facciamo? Intanto, poi stasera vediamo se riesco a una posa in vaso di questo materiale, però vanno tolte da qua. Cioè, non le teniamo, guarda quante radici. Tantissime radici. Le sistemiamo in modo tale che, ma anche messe a terra, così, anche messe a terra, così, i raggi solari non devono arrivare mai, perché nel momento in cui arrivano i raggi solari diretti lessiamo tutto e ciò, insomma, dopo un anno e mezzo di lavoro, non direi che non sia il caso di fare tutto lesso, a parte che Marco mi picchia. Marco mi picchia. Amelia chiede il divorzio e quindi sarebbe un vero disastro per la mia vita. Quindi cosa facciamo? È vero che poi utilizziamo anche, ma non è super necessario. Ecco, sto spostando tutti e tre. Tutti e tre, così vediamo se riesco anche lei a darle una. Va benissimo, va benissimo. Ben irrigate con acqua fresca, sono pronte per la posa in vaso e utilizzerò solo per proteggerle un pochettino dalla luce, anche se ho visto. Allora, ragazzi, le radici crescono anche se c'è luce, anche se c'è tanta luce, quindi questa cosa del buio.
far sì che le radici crescano più facilmente. Grande cavolata. Questo vale anche per i ginepri. Ora le piante sono messe in condizioni di poter essere messe in vaso, le irrigo subito. Se stasera ritengo che siano ancora un po' troppo zuppe, non la faccio la posa in vaso. Perché? Perché il terreno, quando il terriccio all'interno della caramella è troppo bagnato, tende un po' a disfarsi. E questo non lo voglio. Quindi sarebbe stato opportuno tenerle asciutte, fare il rivaso con la caramella asciutta e poi rigare tutto bene. Solo che devo vedere se questo pomeriggio io riesca a fare stasera, se riesco a fare il rivaso, sarebbe andato bene con le caramelle asciutte. Ma se non fossi riuscito, la cosa migliore da fare è irrigarle. Quindi, alla fine dei conti, è meglio irrigarle, preparare materiale e i materiali per il rinvaso, come il terriccio, i vasi pronti con i fori per la legatura. Dopodiché, casomai, far asciugare nel frattempo 2, 3, 4 giorni, far asciugare un po' la caramella, il terriccio dentro la caramella, e poi fare il rinvaso. Questa è la situazione migliore. Quindi va bene col terriccio leggermente asciutto, ma è meglio irrigarlo e aspettare che asciughi che temporeggiare col terriccio asciutto. Chiaro? È anche vero che le radici in queste condizioni non assorbono praticamente nulla perché di vegetazione sopra abbiamo quasi nulla, 5 foglie, quindi tutto ciò va bene anche se all'interno la caramella non è tanto bagnata, ma si può anche attendere. Quindi questo è il video 2 del distacco di Margotta Sughera, questa è una comunicazione anche per Enzino. Stasera, se riesco, se non è troppo zuppa, almeno di una, quella più radicata, cerco di metterla in vaso. 18:30, appuntamento a stasera, 18:30, sempre dal nostro unico e grande gruppo Bio Bonsai Family. Da Nuoro è tutto. Ciao!